Signore, buongiorno. Buongiorno. Signore, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Buongiorno. Con questa conferenza stampa cerchiamo anche di mettere un po' di ordine nel nostro flusso di informazioni e nelle vostre visite qua presso l'Istituto, sperando di fare un servizio buono per entrambi, buono per l'informazione e buono per noi, perché ieri effettivamente con tutto il traffico che c'è stato in sala sismica anche i nostri stessi operatori per un attimo si sono trovati in qualche modo non nelle migliori condizioni per lavorare. Il quadro rispetto alla conferenza stampa improvvisata che avevamo fatto nel pomeriggio di domenica 20 ce l'avete bene o male tutti quanti aggiornato. Ieri si sono verificate queste forti repliche di magnitudo superiori a 5. In qualche modo ho detto più volte in diverse sedi che è quasi una questione di lana caprina in questo momento immaginare se si è attivata una seconda faglia o un segmento della struttura che già si era attivata i giorni scorsi. Perché lo ritengo e perché lo riteniamo? Perché il meccanismo focale delle scosse di ieri è esattamente uguale al meccanismo focale delle scosse del giorno 20, e che significa che dal punto di vista della cinematica il processo è unico. Poi è chiaro, chi è geologo e conosce meglio di me l'argomento vi spiegherà che esiste non un unico piano di faglia, ma esistono faglie subparallele, però in questo momento l'importante dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è che i fenomeni di ieri si inquadrano in un unico processo. Non ci sono state attivazioni di faglie discordi da quelle che si erano già attivate. La notte è stata, e fino a poco fa, mi mancano gli ultimi aggiornamenti, però le scosse che abbiamo localizzato sono scosse di magnitudo tra 2 e 3, a parte la scossa delle 8 del mattino di magnitudo, se non ricordo male, 3.8, rientra nel quadro usuale della sismicità, lo andiamo a dire, lo stiamo dicendo già dal primo giorno, sarà una sequenza sismica lunga con delle repliche e non sappiamo quanto si verificheranno queste particolari repliche di magnitudo confrontabile anche alla scossa principale. Lo stiamo dicendo fin dal primo giorno e lo ribadiamo. La storia ci insegna che in quell'area ci sono stati pochi terremoti di tipo distruttivo, ma le cronache del terremoto del 1570 riportano mesi, o meglio, anni di scosse, pur con la dovuta cautela di quelle che sono le interpretazioni di fonti, che però sono fonti coerenti. Il quadro che ci possiamo trovare di fronte è un quadro che ripeterà molto probabilmente quello che è già successo nel passato. Gli aspetti positivi, ho avuto modo in diverse trasmissioni di sottolineare che ci sono aspetti positivi. Gli aspetti positivi sono che la maggior parte delle costruzioni per l'edilizia abitativa ha praticamente subito leggeri danni. Gli aspetti positivi dal punto di vista scientifico è che se questa sequenza si ripete come nel passato, in realtà le magnitudo 6 della scossa del 20 maggio ci rappresenta il terremoto caratteristico per l'area, quindi non dovremmo aspettarci evoluzioni verso magnitudo significativamente maggiori. Il quadro è questo, gli aggiornamenti ve li danno ovviamente i ricercatori che stanno, e ancora qui ribadisco un ringraziamento e un plauso per tutti i ricercatori, per tutti i tecnici, quelli impegnati sul terreno, quelli che stanno lavorando qua, per il lavoro straordinario che fanno. Quello che riusciamo a trasferire in termini di informazione sul nostro sito web o anche mediante questa conferenza stampa è solo una minima parte del grosso lavoro che viene svolto da tutta quanta la componente di ricercatori, tecnici, tecnologici del nostro istituto.
ricercatore di ruolo e ricercatori precari. In questo momento, come in tutti i momenti di emergenza, si lavora e si lavora tranquillamente, con senso di responsabilità da parte di tutti. E io ringrazio veramente tutti, tutto il personale dell'Istituto. Alessandro, vuoi dare un aggiornamento su quella che è l'evoluzione della sismicità con annessi e connessi? Sì, beh, Alessandro Amato, e ha già detto molto bene il Presidente. Come si vede da questa carta, la zona interessata in questi ultimi due giorni è quella occidentale, dove vedete i circoletti rossi, sono terremoti di oggi, e quelli gialli che sono quelli di ieri. Quelli invece blu e verdi sono quelli dei giorni precedenti, blu, verde e grigio. Quindi si vede abbastanza chiaramente che la zona blu era quella attiva fino a ieri notte, ed era una zona già molto larga, circa 40 km, con anche lì diverse faglie che si erano attivate ed hanno avuto almeno due terremoti importanti, oltre a quello del 20, di magnitudo superiore a 5. Tutti nel settore però verso Ferrara. E da ieri invece si è attivata maggiormente la zona appunto occidentale, quindi comuni di Modena, Mirandola e San Felice sul Vanaro, che sono poi quelli più, ovviamente, che sono stati più colpiti ieri. L'attività che stiamo registrando in queste ore, nelle ultime minuti, è ancora, vedete qui, i vari circoletti rossi, sono quelli proprio più recenti. Non c'è stato oggi ancora nessun terremoto che ha superato magnitudo 3.8, quindi un'attività abbastanza intensa, perché ce ne sono veramente tanti, siamo ai numeri dell'ordine del migliaio ormai di terremoti localizzati, e però nessuno ancora molto significativo. Questo però non ci deve far abbassare la guardia, perché sicuramente la sequenza, come ha detto il dottor Gresta, durerà molto, e quindi ci può essere sicuramente qualche picco con dei terremoti anche significativi. Non aggiungerei altro, ho già detto appunto il concetto che è una struttura complicata, ma è una struttura che si sta muovendo coerentemente, la stessa sistema di faglie con lo stesso tipo di movimenti. E adesso abbiamo qui anche dei geologi che si sono recati poi sul territorio subito per mappare tutti gli effetti, a chi magari do la parola. E poi se avete domande magari le facciamo, le approfondiamo dopo. Buongiorno, Paola Montone, dirigente di ricerca dell'Istituto. Nella mappa, in questa mappa che è entrata dal lavoro di Boccaletti e Martelli del 2004, sono riportate le principali strutture tettoniche dell'area. Come potete vedere, soprattutto nell'area tra Ferrara e Modena, sono presenti diverse strutture tettoniche importanti. Queste strutture sono caratterizzate da delle pieghe che sovrascorrono l'una sulle altre. La loro geometria è piuttosto complicata. Ognuna di queste pieghe termina con una faglia principale, un sovrascorrimento o un cluster. E quello che si osserva è che ci sono diverse strutture tettoniche importanti nell'area. In questo profilo verticale abbiamo ubicato uno dei terremoti, il main shock principale, e l'abbiamo ubicato appunto su un possibile, su uno di questi cluster principali. In dettaglio, per quanto riguarda la parte invece più superficiale del sottosuolo, questa è una sezione geologica di 3-400 metri. Quello che si può osservare in questa immagine è che proprio i primi centinaia di metri del sottosuolo sono piuttosto complessi, in quanto caratterizzati da diversi depositi, sia di sabbia, di argilla e di lino. Quindi le litologie che sono andate a essere coinvolte sono differenti. E questo, è proprio la spiegazione, questo tipo di geometria e di litologie presenti sono la spiegazione di quei fenomeni di liquefazione così estesi che si sono osservati in diverse aree della zona epicentrale. Un'immagine è questa dell'elicottero, una foto tratta dal sorvolo in elicottero che è stato realizzato da parte del gruppo di
geologi dell'Istituto Museo Geofisica dell'Imerceo Arcinep, in cui si vede come l'estensione appunto di queste zone di rotazione sia piuttosto ampia. Ho messo alcune immagini anche particolari, diverse, che forse non ci sono ancora viste sulla, nella stampa. Questo è per esempio l'allineamento di questi vulcanetti di sabbia che si vanno a generare in seguito a questo processo di liquefazione. In quel caso aveva un andamento addirittura curvo. Qui ancora allineamento di vulcanetti di sabbia, invece in più andamento rettilineo. Ma quello che si osserva anche sono invece delle fratture, delle vere e proprie spaccature all'interno del terreno, non sempre quindi riempite da questa sabbia. Praticamente quello che succede nei fenomeni di liquefazione è che si ha una sovrappressione nella parte più profonda delle sabbie. Questa sovrappressione provoca una fuoriuscita da parte delle fratture, da parte di, quindi, di cavità anche naturali, oppure in questo caso appunto di origine tettonica, della sabbia, ovvero la sabbia che sta al di sotto della copertura passa improvvisamente da uno stato solido a uno stato fluido, che si può chiamare anche di liquido pesante, e in questa maniera viene portato verso l'alto proprio per pressione. Questa è ancora un'immagine di San Carlo, ma nelle zone maggiormente danneggiate. Ho messo anche un'immagine di una costruzione di un'abitazione. Questa era una costruzione di 3 piani e come potete vedere il piano appunto più basso era assolutamente collassato, e questo proprio perché è legato a questi fenomeni di liquefazione al di sotto quindi di questa zona, che praticamente hanno provocato un cedimento completo di tutta la struttura. Un dettaglio appunto del tipo di sabbia che si osserva da queste nuove fratture. Basta, queste sono le informazioni principali. Quindi quello che noi, l'idea che ci siamo fatti è quella che appunto ci sono diverse strutture tettoniche in questa zona, e questo è grazie all'esplorazione petrolifera che ha permesso di avere una serie di dati proprio nel sottosuolo, e quindi una di queste faglie sicuramente che si è mossa potrebbe essersi sia una faglia adiacente, quella della nuova scossa, oppure addirittura in profondità il thrust principale. Come dicevo prima, abbiamo sul terreno qualche decina di ricercatori che si stanno occupando di acquisire dati sismologici mediante reti, mediante stazioni sismiche temporanee. Alcune di queste stazioni sono in telemetria e trasmettono i dati nella nostra sala sismica, aumentando la nostra capacità quindi di meglio localizzare i terremoti. Ci sono squadre che stanno effettuando rilievi e misure geochimiche che richiedono tempi lunghi per l'elaborazione ed interpretazione dei dati, per cui si effettuano misure, anche misure a tappeto, di cui però non è possibile fornire ora i risultati perché sono misure che vanno interpretate nel tempo. Ci sono altre squadre che stanno effettuando altri tipi di misure di tipo sismologico per definire quelli che sono gli spessori dei sedimenti e quelle che sono le eventuali amplificazioni dovute del terreno, dovute proprio alla natura poco compatta del terreno stesso. Si sta valutando, oltre a misurare già con rilievi geodetici su caposaldi già esistenti sul terreno da parte dell'Istituto Geografico Militare, si sta valutando la possibilità di mandare ulteriori ricercatori con ulteriori strumenti per migliorare quelle che sono le misure delle deformazioni del suolo. È chiaro che questi dati sono dati che hanno un loro significato, soprattutto se visti in un contesto più ampio, però bisogna cominciare comunque a raccoglierli per vedere se poi la risposta sismica, cioè la rottura, il rilascio di energia che avviene con un terremoto, trova riscontro anche in quelle che sono le deformazioni lente del suolo. In questo momento ovviamente se si osservano deformazioni sono deformazioni legate soprattutto all'effetto cosismico, cioè in concomitanza del terremoto eventuali deformazioni lente della superficie. Anche questi sono dati che debbono però essere ben digeriti prima di poter mostrare dei risultati. Può sembrare, dicevo, poco,
noi cerchiamo tutto quello che abbiamo in termini di dati e di elaborazioni, lo mettiamo sul nostro sito web. Ieri il sito web ha avuto anche gli occhi problemi di accesso per i milioni di accessi a cui è stato sottoposto. È stato costituito anche istituito un blog, se qualcuno ricorda l'indirizzo, che ci sembra la cosa anche più snella per convogliare l'informazione anche di più facile lettura attraverso quelli che sono i diversi link invece del nostro sito. Questo che vedete qui si chiama ingqterremoti.wordpress.com e viene aggiornato da qualche giorno dopo l'inizio della sequenza con le varie informazioni che stiamo descrivendo sui danni, sugli effetti geologici, sull'andamento della sequenza, le reti di monitoraggio installate e via dicendo. Qui trovate un po' di materiale e se il sito nostro è ingolfato qualche volta per i propri accessi se puoi mettere qua la figura della rinvista. Poi sempre a livello di informazione e documentazione esiste anche stato sistemato un sito Flickr, se non sbaglio, con documentazione di tipo fotografica. Mi spiegavano che non è esattamente un social network, ma in realtà è un sito che sta conquistando e acquisendo notevole successo di accessi proprio perché è aperto anche per lo scambio, per il deposito di documenti. Sul nostro canale, su YouTube, vanno tutte, ove è possibile recuperarle, tutte quelle che sono le nostre interviste, i nostri interventi anche in altre sedi, per cui dal nostro punto di vista la massima trasparenza nel rendere pubblici sia quelli che sono i nostri comunicati, i nostri pensieri, sia quelli che sono i dati. Ovviamente rimane costante l'afflusso dei dati con il Dipartimento della Nazionale della Protezione Civile. È stato ricostituito il comitato d'emergenza, per cui c'è sempre un nostro rappresentante in comitato. Le procedure di comunicazione dell'informazione alla protezione civile sono quelle note, e comunicati due volte al giorno oppure in caso di terremoto di magnitudo 4.0. A questo punto direi che se non abbiamo altro che ci viene in mente da aggiungere, possiamo cominciare con le vostre eventuali domande. Sì, ci vuole il microfono, aspetta un attimo. No, per registrare no. Foglia dell'agenzia ANSA. Professor Dresta, a proposito di quello che diceva sull'andamento atteso della sequenza, quindi dovrebbe durare molto a lungo, lei ha fatto riferimento a questo antico terremoto del 1570. È possibile avere un identikit di quella della durata, delle caratteristiche e se questo può essere utile per avere quella che può essere una guida, un punto di riferimento da parte della sismologia? Mario Baratta, 1905, storia dei terremoti d'Italia, se non ricordo male, pagina 160. Ci proviamo la descrizione. Baratta è un sismologo che ha vissuto in Italia, ha operato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E aveva fatto un enorme lavoro di recupero di documenti, coevi e non coevi, di tutti i terremoti sul territorio italiano. In una trasmissione stamattina ho detto che con tutta la tecnologia che abbiamo noi possiamo monitorare il fenomeno, possiamo studiarlo meglio, possiamo cercare di comprenderne i meccanismi, possiamo cercare di
di avere una visione tridimensionale, quindi anche in profondità, di quello che accade. Però anche con un atto di umiltà dovremmo un attimino, nel momento in cui stiamo ragionando di una sequenza sismica in un'area che per centinaia di anni non ha visto terremoti di questa entità, un attimino fare un bagno di umiltà, andare a recuperare quelle che sono informazioni comunque di valore, che sono le informazioni storiche. Nella descrizione recuperata dal Baratta su documenti coevi di quello che è stato l'andamento di quella lunga sequenza sismica, noi immaginiamo che si possa avere lo scenario di quello che potrà accadere. Volevo sapere qualcosa sulle mappe delle sismiche della zona, in particolare a quanto risalgono gli ufficiali che date oggi, e se avete in mente, alla luce delle conversazioni, di una revisione in futuro. Quindi parliamo delle mappe, ma delle mappe di pericolosità, non di microzonazione. Io le chiamo mappe del rischio, credo sì. E sono delle cose lievemente diverse. Diciamo che l'NGV ha prodotto la mappa di pericolosità nel 2003, che poi nel 2004 è entrata in gazzetta ufficiale e ha rappresentato quella che è la base per la normativa antisismica. Come diversi altri paesi, mi viene da citare Stati Uniti, Nuova Zelanda, le mappe fanno aggiornate magari ogni 5, ogni 10 anni, non soltanto in funzione dei terremoti che si sono verificati nel frattempo, ma anche del miglioramento delle conoscenze e magari del miglioramento di quelle che possono essere le tecniche di analisi dei dati, perché troppo spesso ci dimentichiamo di dire che si tratta di mappe il cui prodotto è frutto di elaborazioni di tipo probabilistico dei dati. E allora, zone a bassa pericolosità non significa zone caratterizzate soltanto da piccoli terremoti. Significa che il terremoto, come quello che si è verificato in questi giorni, si ripete a distanza di secoli e non a distanza di decine di anni. Questo è quello che compie poi una elaborazione di tipo probabilistico. Quello che dovremmo, magari è stato un utilizzo senza delle mappe di pericolosità, senza tener conto delle istruzioni, perché nelle istruzioni allegate alle mappe, come si arriva al prodotto è scritto bene. Quindi nelle mappe di pericolosità sismica non viene rappresentato l'evento estremo per ogni regione. È il motivo per cui in tutto il mondo, ma non in Italia, il 40% dei terremoti distruttivi ricade in aree che non sono ad elevata pericolosità, proprio per il concetto stesso di elaborazione di tipo probabilistico. Tant'è che nell'ambito sismologico c'è tutta una discussione in corso a livello mondiale su quelle che sono validità, gli utilizzi delle mappe di pericolosità. Allora, ne parlavo con un collega svizzero un paio di mesi fa, che era a tenere un seminario a Catania, che voleva proprio mostrare come nella sismicità mondiale degli ultimi 10 anni il 40-50% dei terremoti distruttivi ricadesse in aree di moderata o bassa pericolosità. Ma perché? Perché quelle mappe non ci rappresentano il massimo dell'accelerazione del suolo, delle intensità osservate. È un messaggio che forse questa sequenza sismica ci permetterà di sviluppare meglio.
approfitto della domanda per ricordare che tra pericolosità e rischio c'è una grande differenza. La pericolosità, come diceva adesso il Presidente, è una mappa di probabilità di avere un certo scuotimento, di superarlo in un certo lasso di tempo. Ma quello che è il problema italiano è il rischio. La pericolosità può essere anche bassa, però se le case non stanno in piedi da sole, diciamo, o sono state costruite tanto tempo fa, o sono state costruite male, il rischio, che è il prodotto della pericolosità per la vulnerabilità proprio, il rischio è immenso, basta un terremoto piccolo, anche di piccola magnitudo, magari un po' superficiale, per far crollare una casa e magari morire qualche persona. Quindi il problema adesso in Italia è quello della vulnerabilità, che conosciamo da tempo e andrebbe affrontato seriamente, perché la pericolosità possiamo pure migliorarla un po', ma non cambierà molto. Se aggiungiamo questo terremoto ai nostri calcoli statistici, non è che cambi tantissimo qui la cosa. Questa è una zona che comunque aveva dei valori di previsti di accelerazione che più o meno sono quelli che sono stati osservati adesso a Spagna, insomma è un po' complicato il discorso, però è più il problema di quanto l'edificato sia sensibile e vulnerabile in molte parti d'Italia. E molte delle parti del nord sono state edificate prima del VAR, diciamo, della revisione della classificazione sismica, l'ultima delle quali appunto risale al 2003-2004. Grazie. Due cose, lei dunque smentisce l'esistenza della seconda paglia, questo è stato parlato oggi adesso. No, dico che per individuare esattamente che sia una seconda faglia o una rottura del primo ci vorranno delle analisi più approfondite, cioè localizzazione di precisione di terremoti, se dobbiamo entrare nel dettaglio, è uno dei miei cavalli di battaglia come sismologo. Dovremmo riprendere tutti i dati, anche quelli dei microterremoti, rilocalizzarli in maniera diversa che come si fa ora in maniera speditiva con il tempo di primi arrivi delle onde P e delle onde S, ma mediante un'analisi di tutto il segnale, vedere quanto sono coerenti, se esistono eventi uguali l'uno con l'altro, i cosiddetti eventi doppietti, e poi andare a localizzare con tecniche di precisione. Ora le localizzazioni procentrali che noi facciamo sono affette da incertezza soprattutto sulla profondità anche di qualche chilometro. Quando fra qualche anno avremo finito di elaborare tutti i dati di questa sequenza con tecniche di precisione, arriveremo a delle localizzazioni relative tra un evento e l'altro, quindi a conoscere la distanza tra l'ipocentro di un terremoto e l'altro nell'ordine delle decine o del centinaio di metri. A quel punto lì crederò, dalla nuova distribuzione degli ipocentri, se le sorgenti saranno state una su un'unica superficie planare o due. La seconda domanda era: ritiene adeguato il numero di personale dell'istituto, dovrebbe essere aumentato? Di sicuro il numero del personale dell'istituto nelle condizioni attuali è adeguato alle ricerche che attualmente si svolgono. Le prospettive dell'istituto sono di allargare i propri orizzonti sia come diversi altri tipi di indagini in altri campi, per esempio applicazione, quello che mi viene in mente, applicazione di tecniche geofisiche nell'ambito dei beni culturali, una cosa che ci vede soltanto presenti con pochi ricercatori su prodotti di nicchia, e poi di estendere geograficamente i nostri interessi, cioè le capacità dei nostri ricercatori sono tali per cui dobbiamo cominciare anche ad occuparci, abbiamo tutta la competenza per farlo, anche di vulcani e terremoti in altri ambiti, non solo principalmente nel territorio italiano. Quindi questo richiederà come minimo il mantenimento di tutti i ricercatori dell'istituto, ma la mia idea, la mia visione, se riusciamo a muoverci in maniera costruttiva secondo questi due direttrici che ho indicato, espansione di tipo geografico e ampliamento di quelle che sono le nostre indagini, è che il personale potrebbe non essere sufficiente in un futuro. Forse è un quadro utopistico nel quadro della situazione economica del paese, ma in un quadro non troppo lontano, se riusciamo a svolgere azione per ricavare e ricevere finanziamenti in questa prospettiva, sono fiducioso nella
nel fatto che i ricercatori attuali potrebbero non essere sufficienti per svolgere tutte le attività che l'istituto è capace di fare. Buonasera, sono Paolo Santalucia della Società Best. Prima di tutto volevo chiedere se era possibile riaccendere le luci così possiamo riprendere meglio, dato che avete finito con lo schermo, se no ci abbiamo tutte le teste tagliate, se si può. Seconda cosa, sono arrivato un po' tardi, mi scuso. Accendere le luci. No, ci vedo che ci sono altre luci spente. Se si può, va bene, non è un problema. Andiamo avanti. Sono arrivato un po' tardi, le volevo, quindi penso di aver perso all'inizio cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane e come mai una scossa così forte dopo solo 10 giorni dalla prima. Grazie. Perché come abbiamo detto, e mi ripeto, come abbiamo detto fino da domenica 20 maggio, questa sequenza ha tutte le caratteristiche di una sequenza che si ripeterà con la maggior parte dei terremoti di magnitudo via via decrescente nel corso del tempo, con un numero via via decrescente nel corso del tempo, ma con dei momenti di recrudescenza dell'attività che non possiamo definire, cioè non possiamo dire che ieri a distanza di 9 giorni dal terremoto è stato troppo presto o troppo tardi per avere una replica o due repliche o tre repliche di magnitudo maggiore di 5. Questo non riusciamo a definire l'evoluzione nel tempo di quelle che sono le repliche di magnitudo confrontabile con la scossa principale. Per cui nelle prossime settimane non possiamo escludere che si ripetano repliche di magnitudo 4, magnitudo anche 5. E un commento su questo: è importante ricordare che in Italia i terremoti più grandi che conosciamo, senza andare tanto lontano, vediamo gli ultimi 30-40 anni, nel Friuli ci furono le scosse forti a maggio del 76 e poi ci furono altre scosse molto forti a settembre, in Irpinia è successo qualcosa di analogo a distanza di pochi secondi o pochi minuti, a Col Fiorito ci fu qualcosa del genere a distanza di ore, quindi questo è un fenomeno che avviene in tutto il mondo, in Italia ma anche spesso, quindi le sequenze sono spesso complesse con attivazioni di diverse faglie o di segmenti della stessa faglia a distanza di minuti, di ore o di mesi. Grazie. Qualche altra domanda? Se no, altrimenti vi ringraziamo tutti.